Gianni Colaccione, undicesimo congresso di Radicali Italiani qui all'Hotel Regif a Roma. Siamo in compagnia di Blanca Briceño. Blanca abbiamo avuta ospite su Libri TV a raccontarci della vicenda politica e anche umana del popolo venezuelano. E come potete vedere, insomma, c'è una bandiera abbastanza rappresentativa. E porta avanti un discorso, un impegno che io definirei transnazionale, diciamo per eccellenza, per la libertà, e in questa temperie politica del suo paese, che è il Venezuela, che ha visto delle elezioni presidenziali. Noi l'abbiamo intervistata prima di queste elezioni. Chavez, appunto, era il presidente uscente, se così possiamo dire. Adesso ci dirà lei l'esito qual è stato e ci dirà un pochino anche l'agibilità di queste elezioni, l'agibilità in senso democratico, se c'è stata e com'è stata. E poi le farò anche una domanda sul congresso, su come le sembra che stia andando. Però prima parliamo di questa cosa che proprio la riguardano più, insomma, di persona. Va bene, grazie. Allora, sicuramente avevamo già parlato di quella speranza, diciamo, che il tavolo dell'unità democratica, così chiamata MUD, Mesa dell'Unità Democratica, era riuscita a conglomerare molti dei partiti del paese che stanno all'opposizione e quindi lanciare il 12 febbraio del 2012 delle elezioni primarie, onde scegliere un candidato che si potesse opporre all'attuale dittatore. Queste primarie hanno avuto un grande successo. Iniziando dal fatto che il disgoverno considerava che non sarebbero arrivati più di 500.000 persone. La stessa opposizione considerava che sarebbe stato già un grande successo se arrivavano 1,5 milioni di persone, ma a dire il vero aspettava 800.000, non di più. E alla fine invece il risultato è stato più di 3,6 milioni di persone sono andate e hanno scelto il candidato molto giovane di 40 anni, Enrique Capriles Radonski. Poi ad un certo punto ha avuto avvio la campagna elettorale e questo uomo ha conglomerato veramente milioni di venezuelani. Avevamo detto nell'intervista scorsa che il suo programma era molto interessante, che aveva praticamente sequestrato o derubato, o meglio, travasato temi che sono tipici della sinistra verso ciò che lui rappresentava come opposizione e che viene dal governo sempre denominata come destra, la destra. Spiegavo pure che difficilmente nel Venezuela c'è la destra nel vero senso della parola. Comunque Capriles Radonski ha fatto una campagna prodroma di quella che è oggi fa Renzi, con un pullman, il pullman del progresso, ha girato più di 300 paesi. E dove andava? Quello era il fatto per me curioso, perché io ero là a casa e diciamo, ero anche contenta che in primo luogo la gente è uscita nuovamente per le strade, cosa che non succedeva più perché nel 2002 la più grande manifestazione mai avuta nel paese, che conglomerò attorno a 2 milioni di persone, più di 15 km di gente, poi è stata ricevuta in una certa zona della città perché si indirizzavano verso il palazzo presidenziale per chiedere la rinuncia al capobastone e sono stati massacrati, cioè ci sono stati proprio omicidi commessi da persone postate in certi ponti, proprio cecchini. Bene, così furono scemando queste manifestazioni finché questa campagna di Capriles Radonski ha portato nuovamente la gente per la strada. E questo è un senso di libertà, che è una parola che hai messo nella tua domanda. Sicuramente
Sicuramente c'è stato molto entusiasmo, moltissima speranza, la gente, soprattutto tanti giovani, sono tornati a ridere in qualche modo, il paese si capisce che è un paese in lutto perché all'anno muoiono 20.000 persone, noi siamo sì e no, sappiamo esattamente quanti siamo, però tra i 26 e i 28 milioni di persone, cioè non è una cifra indifferente. E quindi è arrivato il 7 ottobre e sono arrivate le elezioni. Lì i venezuelani che vivono all'estero votano nei loro consolati. In Italia il paese è diviso in tre zone, tre giurisdizioni consolari, il nord, cioè dalla Toscana in su, vota al consolato di Milano, il centro è, credo che le isole o almeno la Sardegna votano a Roma e da Napoli, tutta quella zona del sud vota a Napoli, sono tre i consolati. E sinceramente, personalmente ovviamente, credo averlo anche detto nell'intervista precedente, non, quando si è un radicale si conoscono la peste sia italiana che poi va ad essere transnazionale anche essa, non puoi credere che la partitocrazia non farà accordi con il regime onde ritenere quote di potere, vendere l'elettorato e quindi far vincere nuovamente Chavez. Perché sicuramente ci sono non solo quote di potere, ma ci sono anche tanti giri di quantità gigantesche di soldi, perché il paese ha un numero enorme, milioni di persone in condizioni di povertà, ma il paese non si può dire sia un paese povero. Quindi avvengono le elezioni e ad una certa ora molto tardiva, perché il primo... i primi dati, prime approssimazioni dovrebbero essere state date alle 8 del pomeriggio, 8 di sera, alle ore 20, ed invece l'hanno spostato e sono, insomma, il Consiglio Nazionale Elettorale poi ha detto che ha proclamato Chavez vincitore molto più tardi. E questa situazione sicuramente è stato un colpo per tanta gente che aveva questa speranza e per noi che eravamo consci di questa situazione ci mette nella condizione non solo di proseguire la lotta, ma coscienti che probabilmente quelle furono le ultime elezioni possibili nel paese. E adesso a dicembre ci dovrebbero essere le elezioni per le amministrative, quindi se eleggono governatori e sindaci, governatori delle regioni che da noi si chiamano estados, e i sindaci e anche ancora qualche circoscrizione, no? Qualche struttura politica più piccola ancora. Non sappiamo se si arriva a questo, in quanto il programma comunista di Chavez è quello di conformare un bis della Libia e fare diventare il paese un paese di comune, di comunas, las comunas, o non so, un antico pre-Unione Sovietica, una cosa proprio giurassica, perché non ha modernità nella proposta, non ha né dinamica né modernità, e quindi diciamo le cose sono andate così. E la parte più significativa di l'inciuccio, come dite voi, della partitocrazia con il regime fu che ai pochi minuti, diciamo, che il presidente aveva già parlato, il nuovo eletto, bene, il candidato dell'opposizione Capriles Radonski dichiara che lui ha perso le elezioni, che lui accetta questa cosa e che bene si andrà avanti, eccetera. Questo non era lo scenario che
era stato organizzato e almeno quello che era stato, ovviamente, fra certi vertici. Per esempio, io partecipavo di un vertice con la MUD direttamente a Caracas, e la prospettiva che ci avevano dato ad una certa ora, che corrispondeva più o meno alle 2 del mattino, già di lunedì ovviamente, dell'8 ottobre, fu che si sapeva che il Consiglio Nazionale Elettorale andava a dichiarare la vittoria di Chavez e Capriles Radonski immediatamente avrebbe cantato frode elettorale. Bene, questo non è successo, anzi lui ha dichiarato che le elezioni nel Venezuela erano state di chiarissima trasparenza, pulcre, cioè pulitissime. Bene, sicuramente in diversi programmi di un radio, c'è una radio a Miami che si chiama Radio Next, una radio web, ed in questa radio io produco un programma, noi come gruppo Aires Ven e altri, si chiama Caminos de Libertad. E da molti mesi, da moltissimi mesi, noi veniamo intervistando un gruppo di tecnici che sono esperti non solo in informatica ma anche in processi elettorali, che sostenevano che la MUD, la Messa dell'Unità, l'opposizione doveva assolutamente esigere certe condizioni al Consiglio Nazionale Elettorale prima di accettare tutto il resto del processo. Loro, l'opposizione, ha sempre detto che questo non era necessario, ha sempre garantito la trasparenza del processo, eccetera, eccetera, quindi si è creato veramente, si sono nucleati gruppi, un gruppo che era quello tecnico, con a capo il signor Teodoro Petkov, che è un ex guerrigliero, è stato anche ex ministro dell'economia nel governo del presidente Caldera, che fu prodromo di Prodi e l'Ulivo. Nel Venezuela esiste di questo processo molto prima che da voi, e Caldera diede questo incarico. Petkov controlla un gruppo che da noi si chiama il gruppo della collina, e che sono solo loro dal 2005 ad oggi le uniche persone che hanno accesso a tutti i processi anche di controllo che ogni tanto si fanno del registro elettorale e del processo elettorale. L'altro gruppo di altri tecnici, ci sono due gruppi, uno si chiama ESDATA, che è stato creato tra i suoi fondatori c'è Alfredo Weil, si chiama così, e Alfredo è stato uno di quelli che hanno scritto la precedente legge elettorale quando eravamo ancora in democrazia, per cui ed è un esperto in informatica, per cui stiamo parlando di persone che sanno. Salas, che è un fisico, e poi c'è un'altra organizzazione che si chiama Voto Olimpio, dove c'è il dottor Ludwig Moreno, che è un medico ma è un grande conoscitore di questi processi, Luis Manuel Aguana, Eric Egval, tutti questi signori noi poi li abbiamo intervistati nei nostri programmi, e tutti dicevano, c'era uno che diceva: la frode elettorale è nella macchina, la frode elettorale è nella bolletta che emette, la frode elettorale è nel registro elettorale. Cioè, in diversi luoghi per ciascuno di loro erano l'elemento clou dove loro nel suo studio aveva identificato questo processo. Quindi praticamente, tanto per capire, questa assenza di trasparenza sta nel fatto che il voto non era segreto in pratica, quindi erano riconoscibili i voti? Ecco, allora, questo fai una domanda molto importante. Il Consiglio Nazionale Elettorale e l'opposizione garantivano il voto segreto, però la modalità di voto elettronica ha
un passo precedente, cioè tu prima di arrivare al posto chiuso dove eserciti il voto segreto, devi controllare la tua impronta digitale. E questa impronta digitale, c'è un computer, è collegato ma proprio appiccicato alla macchina, c'è un lettore di impronte digitali, come quelli che c'erano qua alla banca, che ci sono ancora banche, non so, tu devi mettere il dito e la banca apre le porte. Esattamente. Questo ha già generato, questo è già un elemento della frode tecnica, quando la parola frode la si interpreta nella definizione del dizionario dell'Accademia Reale Spagnola, che è una cosa dove la trasparenza non esiste e dove ci sono coazioni. Quindi tutti coloro che usufruiscono di soldi per le missioni che eroga il disgoverno per avere sostegno, e quindi è andato a comprare, e questo è quando dico il genocidio fisico, morale e culturale del Venezuela, intendo anche questo. Tu dai soldi a una persona perché questa persona possa vivere tranquillo a casa sua, non deve lavorare, però hai bisogno che metta una camicetta rossa certe volte, che faccia altre azioni e signore. Allora, le persone che usufruiscono questo, più la gigantesca massa di impiegati pubblici, che è passata da 1,5 milioni a credo che sono 3 milioni oggi, capirai il terrore che avevano quando non erano totalmente convinti di volere il progetto di democrazia di diventare conoscibile. Comunque l'unica cosa che siamo riusciti, questi altri gruppi, noi come resistenza, no? In questo lavoro di denunciare, meglio dire di dialogare, no? Senza però, con molta delicatezza, nel senso, abbiamo cercato la verità, le abbiamo dette molto dure, ma abbiamo sempre chiamato a superare l'astensione, cioè noi come programma e come resistenza non abbiamo mai chiamato all'astensione, piuttosto tutto l'opposto. Ovviamente anche non aver paura, eccetera, ma guarda. Quindi la frode l'abbiamo, per poterla spiegare ai Liberi TV, come l'abbiamo fatto ai nostri radioascoltatori, io ho diviso questa frode in 4 fasi: costituzionale, demografica, tecnica ed elettronica. Demografica, perché c'è un numero, e avevamo già parlato nella precedente elezione, da 3 a 5 milioni di iscritti virtuali, cioè c'è una massa di iscritti che non appare concretamente da nessuna parte. E anche tecnicamente, soprattutto, c'è questa coazione della cattaweia, che, no, quella che ti becca l'impronta, che genera sta paura e che viola completamente il diritto della Carta dei diritti umani, che dice tu devi avere elezioni, poter esercitare il diritto al voto libero e non coatto. Elettronico è quello che è più difficile di dimostrare, ma comunque il meccanismo lì è molto più complesso. Ti spiego gli altri due, poi magari. Guarda rapidamente perché siamo dilungati. Ecco, allora, quello elettronico, diciamo che è il più difficile, e dipende se chi è al seggio permette che si faccia il sorteggio delle macchine che vanno ad escrutarsi prima o dopo l'emissione della boletta definitiva. Magari poi faremo un programma su questo, che se lo merita. Costituzionale, ci sono almeno 3 articoli della Costituzione, sono irrispettati, ma il più importante è che un militare attivo non si può presentare alla candidatura, e quello lì è un militare attivo. Ebbene, ne ho già citati tutti questi. Sicuramente ringrazio sempre Liberi TV per questo spazio prezioso per noi Resistenza, perché solo da questo canale televisivo noi possiamo dire al mondo
non solo la nostra situazione, non solo parlare di questo genocidio fisico, morale e culturale che ha già divorato nel solo anno 2011, cifra ufficiale, 20.000 vite umane, ma ci permette anche di che il mondo sappia che noi la nostra libertà non l'abbiamo né venduta e continuiamo a battagliarla. Questo è una cosa inaccettabile quando mi dicono ma a voi piace quella condizione. No, non è così, però noi siamo una cosa minuscola davanti alle risorse più grandi di petrolio al mondo e praticamente credo, se non sono la prima, sono la terza di gas al mondo, dove l'ENI ha la mano molto ben messa. Grazie Blanca. Senti, riesci rapidamente a farci una a darci una tua opinione su questo congresso, su come sta andando? Qualche pro rapidamente, perché siamo veramente ci siamo dilungati parecchio. Va bene. Bene, io considero anch'io che questo è un congresso molto difficile e a volte certo, essendo io straniera, ho forse una visione un po' diversa. Comunque considero che i radicali sono è l'unico partito in questo paese che si può offrire, come ben ha detto Emma, come quello che porta avanti le riforme necessarie per un miglioramento della qualità della vita, per ridiventare cittadini e quindi avere democrazia e libertà per esercitare i tuoi diritti ma anche i tuoi doveri e gli obblighi che ci sono verso il paese. In questo momento io considero che votare radicali, se questa possibilità esisterà, è l'unico modo di esercitare responsabilità cittadina verso se stessi ma anche verso le generazioni future. Credo che nel congresso ci sono state delle relazioni molto, molto interessanti su temi molto diversi e che ci stiamo occupando di quale sarà il futuro di radicali italiani. Grazie Blanca, ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa e le altre interviste. Sì, grazie. Vedete, Roberto, io sempre, Gianni, io sempre sarò a vostra disposizione. Grazie. Grazie a voi e grazie sempre a Cristiano. Riccardo.